Aspetta che la stiriamo un po' se possibile, che la tenuta in tasca sia un po'. Quelli sono i lavori che ci facevano. Questo qui è capannone, quando l'hanno sollevato perché era arrivata l'innocente, non ci stava in capienza, in altezza, dove parlavamo stamattina, sopra hanno fatto le capriate e questi sono i lavori, vedi? Questo qui è un alternatore di corrente che la testa della macchina andava dentro con un albero, che dall'altra parte c'era una lunetta che sosteneva l'albero, e questo mentre ruotava torniva alla parte interna di questa carcassa. Poi questa carcassa andava lavorata naturalmente all'aggiustaggio, veniva riempita di fili, diciamo, da parte elettrica, e dentro questa cosa qui si infilava quell'albero, che, uno di questi alberi che avete visto, no? Si infilava quest'albero, anche lui, queste cave qui, che veniva tutto tagliato, servivano a tenere i poli sono quelli che poi generano la corrente, no? Quindi questo girava dentro quella carcassa là. Ma questo lavoro qua durava una settimana e mezza, non era il lavoro di un giorno o due, quindi era una ditta che era veramente straordinaria, un fiore all'occhiello di tecnologia, all'avanguardia. Questa foto qua è una lessatrice mentre lavora è una carcassa di un quadro elettrico, dove si travedono il signor Dante Radaelli, che era l'operatore della macchina, e al suo fianco l'aiutante Antonino Fortunata Loi. Poi nel 66 da CGE diventò Ansaldo, che i macchinari furono trasferiti a Genova, si ruppero questi rapporti meravigliosi che duravano da anni. Per esempio nei reparti, viene da ridere, ma è così, nell'intervallo c'era chi tagliava i capelli, allora dietro un'lessatrice c'era il barbiere che tagliava i capelli, c'era quello che vendeva mutande, canottiere, e c'era quello che vendeva sigarette, vendeva i profumi, c'era chi vendeva l'oro, cioè dentro l'azienda c'erano altre piccole realtà, diciamo, commerciali.